Siamo con Donato Pucciarelli, meccanico dell'Androni. Ci racconta la sua esperienza nella squadra? Buongiorno a tutti. Io esperienza non da vendere, ma insomma di più, sono un veterano di questa squadra. È 33 anni che sono qui con Gianni Savio, da quando è iniziato l'attività professionistica. Un avvenimento in particolare? Particolare ci sarebbe una storia, dopo 33 anni gli avvenimenti ce ne sono stati tanti, da Leonardo Serra a Ghirotto, Simoni, Rebellì e Bernalle, l'ultimo che abbiamo avuto nella squadra. Andrea Foccoli, meccanico dell'Androni, ci racconti la tua esperienza? Buongiorno, come hai già detto Andrea Foccoli, faccio il meccanico da 3 anni in questa squadra e nulla, sono giovane rispetto a Puccio, come abbiamo sentito prima lui da tanti anni meccanico e c'è solo da imparare, quindi 3 anni sono pochi, però la voglia c'è e soprattutto mi diverto, quindi bene. Francesco Giuliani, altro meccanico dell'Androni. La tua esperienza in questa squadra? Allora, mi hanno chiamato quest'anno per il giro, sono entrato quest'anno nella squadra, è un'esperienza nuova di organizzazione, vedere come lavorano le squadre professionistiche. Qua è un bel ambiente, perché è un ambiente che si sta bene, c'è armonia tra tutti, tutto lo staff, e spero di imparare molto per poi metterlo in pratica in futuro, magari in altri ambienti, insieme, continuare ancora con loro e magari andare avanti. Vanessa Valli, responsabile dei social in Androni. Ciao a tutti, io ormai sono in Androni, possiamo dire, da 3 anni, perché ho iniziato come le mie 2 colleghe hostess, quindi i primi 2 anni lavoravo anch'io nel villaggio di partenza, nel nostro stand, e ho studiato poi comunicazione all'università, mi sono fatto anche un master in sport management e quindi poi di conseguenza mi occupo al momento dei social, Instagram, Facebook, Twitter e tutto quello che è la comunicazione social di Androni. E sicuramente il Giro d'Italia è un momento molto importante sia per la squadra ma anche a livello di social. La squadra sicuramente è molto più seguita, quindi cerchiamo di sfruttare questo momento al massimo. Stefano Di Zio, il massaggiatore dell'Androni. Cosa vuol dire fare un massaggiatore in una squadra ciclistica al Giro d'Italia? Dunque, che si fa? Si fa di tutto, praticamente ci prepariamo da mangiare, gli laviamo i vestiti, gli facciamo i massaggi, e ai ragazzi naturalmente, e anche allo staff, a tutti quanti. E poi niente, facciamo questo lavoro per divertimento, non solo perché ci pagano, però è un lavoro che si fa per passione, perché solo la passione ti spinge a stare 3 settimane lontano da casa, svegliarsi presto, andare a letto tardi e fare tutto quello che si fa, correre da un albergo all'altro. Però è bello, siamo un bel gruppo l'Androni, è un bel gruppo tutto quello che gira attorno al ciclismo, perché bene o male siamo un po' tutti amici, massaggiatori, meccanici, ci si ritrova sempre un po' dappertutto, tutti quanti. Il fornimento gli diamo un sacchettino con dentro barrette, un Mars, quando fa freddo che piove, per il morale, insomma, la cioccolata è sempre buona, gel energetici, rice cake o panini imbottiti con prosciutto o miele, marmellata, così. E li ripassiamo al rifornimento, perché non sempre riescono ad andare alla macchina, e quindi bene così. Giorgio Moregola, lo storico massaggiatore dell'Androni. Raccontaci la tua esperienza in questa squadra. Ma la mia esperienza in questa squadra ormai è ventennale, per cui già sentire la parola storico mi fa un po' impressione, perché comunque insomma non sono né giovane ma neanche troppo vecchio. È iniziata nel lontano 2002, siamo ancora qui oggi, tante le avventure, tanti giri d'Italia, tante classiche, tante corse in giro per il mondo, tante soddisfazioni. La considero ormai come una seconda famiglia a tutti gli effetti. Negli anni ho visto molti corridori, da campioni come l'indimenticabile Michele Scarponi a Gilberto Simoni, Alessandro Bertolini, giovani talentuosi come Fabio Felline, come Alessandro De Marchi, che poi hanno fatto
carriera nelle squadre più importanti, più grosse a livello mondiale, e adesso siamo qui per l'ennesimo giro a cercare di ritagliarsi il nostro spazio, e come facciamo sempre, insomma, ecco. Licio Scartozzi, autista del bus degli atleti dell'Androni, raccontaci la tua esperienza. Ma la mia esperienza, ho iniziato nel 97 e dal 2008 che sono con Gianni Savio, adesso Androni Giocattoli, e che dire, tutti i giorni c'è da lavare il bus, di preparare il frigo, tutto anche per le docce, cioè è una casa che viaggia. Andrea, uno dei massaggiatori dell'Androni. Piacere, mi chiamo Andrea, io è il primo anno che sono in Androni Giocattoli, arrivo dal team Colpac Ballan, dove ci sono rimasto per 6 anni. Quest'anno sto facendo anch'io la mia prima esperienza con i professionisti e per il momento il Giro d'Italia sta andando bene e nulla. Andrea, pure tu Andrea, sei giovanissimo, ci racconti la tua esperienza? Sì, io qui sono al secondo anno, ho smesso di correre 3 anni fa, ho cominciato questa nuova esperienza da massaggiatore e pian piano sto cercando di fare esperienza e rendermi utile. Lavorare tanto, cercare di ottenere risultati, di essere sempre nel centro del team, ecco, essere lì a sistemare i ragazzi, a dare consigli utili per poter ottenere dei buoni risultati. Per il proseguo di questo giro? Ma per il proseguo, oggi siamo al secondo giorno di riposo, è iniziata l'ultima settimana, speriamo di raccogliere ancora qualche soddisfazione con i nostri corridori. È dura perché l'ultima settimana arrivano le salite tappe più impegnative, però sicuramente con i nostri corridori saremo lì davanti a battagliare. Giampaolo Cheula, direttore sportivo dell'Androni, come state affrontando questo giro? Ma siamo giunti al secondo giorno di riposo, che per gli atleti è importante per ricaricare le batterie per l'ultima settimana. Diciamo che siamo soddisfatti perché comunque i ragazzi stanno reagendo bene a un grande evento del genere, protagonisti nelle fughe di giornata, e speriamo di continuare così anche per l'ultima settimana. Il responsabile degli sponsor e dei rapporti con Luci. Come sta andando questo Giro d'Italia? Buongiorno a tutti. Ma diciamo che fino al momento siamo riusciti a interpretare questo Giro d'Italia come dovevamo fare. E i ragazzi, nonostante sia sempre più difficile, perché come avete visto in questo Giro d'Italia il nostro obiettivo era entrare nelle fughe, sono quasi sempre riusciti, ahimè. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare i vari tentativi di fuga, ma sono fiducioso che nella prossima settimana riusciremo a centrare la fuga giusta per ottenere un buon risultato. Io mi occupo delle relazioni con gli sponsor e della parte finanziaria del team, accostate ai rapporti con la UCI. È chiaro che stiamo avendo qualche difficoltà come tutti, perché l'affluenza degli sponsor che vorrebbero venire, che vorrebbero essere vicino a noi al Giro d'Italia, è un pochettino limitata dalle restrizioni del Covid. Le hospitality, come l'accoglienza in hotel, come il contatto che avevamo con tutti i nostri sponsor, manca a noi come manca a loro. Tutti stanno comprendendo la situazione per il bene del ciclismo, per il bene del team, perché è chiaro che è difficile stare lontano dal team, è difficile stare lontano dai corridori, ma fino a quando l'esito della manifestazione è questa, cioè grande risultato, grande cassa di risonanza e grande visibilità, tutti comprendono che questo è lo sforzo da fare.
Allora, siamo con Martina ed Elisa, la parte carina e simpatica dell'Androni, le hostess del villaggio di partenza. Ci raccontate la vostra esperienza dopo due settimane di Giro d'Italia? Ora, il nostro lavoro si basa sul distribuire gadget dei diversi sponsor agli ospiti e a tutte le persone che ci raggiungono nel villaggio. Questa esperienza ormai è arrivata al termine e devo dire che è appunto la nostra prima esperienza e ci è piaciuta davvero tanto, tanto, tanto. Vorremmo non finisse mai, però purtroppo sta per finire. Speriamo prossimo anno di ritornare con il team Androni, che è davvero ormai è diventata una famiglia per noi. Ognuno di loro ci è entrato nel cuore.